Insalata di puntarelle alla romana. Speriamo di farle bene perché è la prima volta che le faccio. Iniziamo. E allora, per questa ricetta avremo bisogno di 1,5 kg di cicoria, Catalogna, 4-5 acciughe sott'olio, circa 30 g di olio extravergine d'oliva, 15 ml di aceto di vino bianco, 2-3 spicchietti d'aglio e per finire sale e pepe. E allora dal cespo rimuoviamo le foglie esterne. Queste qui ci serviranno per fare la cicoria ripassata. Ovviamente quelle non buone, non so, tipo questa, le buttiamo, ma quelle buone le usiamo per fare la cicoria ripassata. Mi raccomando, non buttatele. Ecco qua le nostre puntarelle che andiamo a staccare dal gambo. Andiamo a togliere qualche altra fogliolina, poi togliamo un po' della radice, dividiamo a metà, all'interno sarà così, e poi andiamo a fare questa operazione. Sarebbe meglio fare questa operazione con un aggeggino che vendono a Roma online appositamente per le puntarelle. In alternativa potreste fare questa operazione, io non mi trovo col coltello, vedete? Con un pelapatate, guardate qua che comodità. Guardate com'è comodo con il pelapatate. E man mano che le tagliamo, le mettiamo in acqua e ghiaccio in maniera tale che si possano ammorbidire ed arricciare. Una volta tagliate tutte, le lasciamo in ammollo in acqua e ghiaccio per almeno un'ora, cambiando acqua e ghiaccio almeno due volte. Ora due cose. La prima, non conservate a lungo le puntarelle. Lavatele, asciugatele, conditele e mangiatele subito o comunque durante il corso della giornata. Potete conservarle in frigorifero, ma potrebbero non mantenersi bene, ovviamente per non più di un giorno. Ora vi ho detto due cose, quindi la seconda E questa, dobbiamo fare una bella salsina per condire le nostre puntarelle. Quindi priviamo gli spicchietti d'aglio dell'anima, poi li tritiamo, schiacciamo un po' col coltello. Ora ci mettiamo sopra i filetti di alici sott'olio, li sminuzziamo, mettiamo tutto in una ciotolina. Aggiungiamo l'olio extravergine d'oliva, poi mettiamo l'aceto, un po' di pepe, un po' di sale e andiamo ad emulsionare con la forchetta. E poi, dopo aver scolato le puntarelle, le passiamo in un canovaccio, le asciughiamo bene bene, le trasferiamo poi in un contenitore. Versiamo il condimento ed ora mescoliamo bene bene. Ecco qua, le possiamo già mangiare o mettere in frigo per qualche ora. E allora, vediamo un po'. Mamma mia. Allora, io non so se questa insalata di puntarelle l'ho fatta bene, però devo dire la verità. È proprio tanto buona. Datemi i vostri suggerimenti e consigli e fatemi sapere se la fate, che cosa ne pensate. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.